Bene, buongiorno ragazzi, siamo di nuovo in diretta. Io sono Adelina e questo è Make Italy Great Again. Voi siete su Million Business Radio e come sempre parleremo di imprenditori, di come arrivare al successo. Io invito sia imprenditori che ce l'hanno fatta, quindi sono già arrivati al successo, ma anche dei professionisti che possono aiutarvi con dei consigli pratici a creare il vostro successo. Allora, come sempre vi chiedo di condividere questa diretta sia per chi ci guarda in diretta sia per chi poi ci seguirà in differita. Io l'ho già fatto e voglio iniziare subito ringraziando ovviamente i nostri sponsor, Namor Cosmetics, che sono degli struccanti naturali 100%, 100% made in Italy. E per chi volesse diventare distributore ufficiale di Namur, potete compilare il modulo che trovate su namurcosmetics.com facendo la richiesta e dicendo che vi avete visto la pubblicità su Million Business Radio, perché i ragazzi di Namur riservano delle condizioni particolari per chi proviene da questo nostro canale. Voglio ricordarvi che tra pochi giorni questa puntata, così come anche tutte le altre, potete trovarli anche sui nostri canali audio, che sono iTunes, Spreaker, Spotify e da pochissimo anche Amazon Alexa. Quindi per chi possiede un dispositivo Amazon Alexa potete scaricare la nostra skill Million Business Radio e ascoltare tutte le nostre puntate di tutti i nostri programmi. Anche lì. Ora, di che cosa andiamo a parlare oggi? Come sempre, un ospite d'eccellenza, un argomento super interessante per i nostri imprenditori, soprattutto perché è un argomento che non è mai uguale, non è mai lo stesso, nel senso che cambia di continuo, è impossibile stargli dietro se non ovviamente per chi lo fa per lavoro. È un argomento molto importante perché insomma, determina anche l'acquisizione dei nostri clienti. Vado subito a presentarvi il nostro ospite. Ah, ovviamente non ho detto l'argomento. L'argomento è acquisizione clienti attraverso l'advertising online, o meglio, come utilizzare Facebook, Google, LinkedIn, Instagram e tutti gli altri canali web per acquisire clienti. Vi presento il mio ospite è un vero esperto in questo campo e avremo molto 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 da dire. Abbiamo fatto una scaletta proprio fitta, ma ovviamente io farò delle domande per cercare di capire più nel dettaglio possibile tutto quello che c'è da sapere dietro. Allora, faccio entrare subito il mio ospite, ve lo presento, è oggi con me Fabio Faccin. Ciao Fabio! Vediamo un attimo. Vedete? Eccolo! Siamo? Adesso sì. Ok, ciao, ciao Adelina, Ciao! grazie per avermi invitato, grazie, saluto tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, grazie a te di aver accettato. Allora, prima di partire, Fabio, voglio dire a chi ci guarda in diretta, ma anche in differita, ragazzi, se vi capita di vedere la nostra puntata in differita, fate delle domande se ce le avete. Ovviamente, se sono fatte in diretta, rispondiamo in diretta, però, Fabio, se posso chiederti anche il piacere, se dovesse esserci qualche domanda più tardi nella giornata o anche nei giorni successivi. Se potrai rispondere, magari riusciamo a dare più risposte, no? E coinvolgere Assolutamente. il più possibile, perché è un argomento veramente importante. Io lo sto sperimentando sulla mia pelle negli ultimi giorni e quindi di domande ce ne sono tante. Allora, Certo. Fabio, spiegaci un po' chi sei, che cosa fai nella vita. Facciamo un Allora, po' di mi chiamo Fabio Faccin, dal mio cognome e dal mio accento si capisce benissimo che sono siciliano, no scherzo, sono veneto di Vicenza e faccio quello che faccio, sono appunto un consulente di
campagne pay per click, cioè campagne di advertising online, principalmente quindi nei social come Facebook e Instagram e LinkedIn e in motori di ricerca come Google e Bing. Sono un consulente freelance da 3 anni, prima ho lavorato in un paio di agenzie e adesso da qualche mese insieme anche a mio fratello stiamo un po' creando un team di professionisti proprio tutti dedicati e focalizzati sul pay per click, che quindi vanno ad affiancare le aziende nella gestione e ottimizzazione delle proprie campagne di advertising. Ci sono un po' di anni che fai questo per lavoro, giusto? Hai Sì, finito? sono 3 anni da. Sono 3 anni da consulente indipendente, però ho iniziato dal 2012, insomma, con queste attività. Prima con delle attività leggermente diverse, però sempre legate al mondo del digitale, e poi appunto pian piano mi sono sempre più focalizzato e specializzato nel campo che più mi appassiona, che è proprio quello delle campagne pubblicitarie. Ok, andiamo subito nel vivo, eh. Io inizio a fare delle domande. Non essere troppo cattiva, mi raccomando. No, sarò solo curiosa, non cattiva, no, curiosa però. Allora, facciamo la domanda che si fanno tutti, no? Tutti quelli che devono iniziare con le campagne online è quale canale è meglio utilizzare? Facebook, LinkedIn, Google? Instagram, possiamo fare prima di tutto una panoramica di tutti questi canali e se è possibile dare una risposta da dove partire? Sì, allora, spesso magari la maggior parte delle persone, fino a qualche mese fa, pensava che l'unico canale fosse Facebook. Poi, da un paio d'anni a questa parte, Instagram ha visto veramente una crescita esponenziale, per cui tutti vogliono essere in Instagram. In realtà io sono un sostenitore della tesi che un'azienda dovrebbe essere presente in diversi canali e non solamente in uno, anche perché comunque per fare un po' una panoramica su quelli che sono oggi i canali principali in cui è possibile andare a fare campagne pubblicitarie, sono canali social come Facebook e Instagram, che fanno parte, diciamo, dello stesso gruppo, LinkedIn. E poi ci sono dei motori di ricerca come Google, principalmente, e Bing in modo secondario. Con questi canali, con queste piattaforme, noi copriamo il 99% cioè possiamo raggiungere per il 99% del tempo le persone che navigano online, perché basta pensare cosa facciamo online, o stiamo navigando nei social, o stiamo cercando informazioni in Google. Oppure stiamo navigando in siti web, ovviamente, che gran parte di questi siti web fanno parte della rete display di Google e la rete cosiddetta audience network di Facebook. Cioè, noi possiamo comunque andare a fare pubblicare dei banner pubblicitari nei siti web che fanno parte proprio della rete di Google o di Facebook. Quindi, sempre tramite l'account pubblicitario di Google Ads o di Facebook Ads, possiamo anche pubblicare degli annunci qui. Quindi, questa è un po' la panoramica sui vari strumenti. Qual è meglio utilizzare? Questo varia molto in base al target. Quindi, la prima cosa da fare è sempre quella di studiare chi è il nostro pubblico target e di conseguenza capire come si comporta online. Ok, quindi quali siti naviga, quali ricerche fa in Google o in altri motori di ricerca e quali social network utilizza, come li utilizza. Quindi, per andare un po' più nel concreto, Esistono degli strumenti? sì? Dicevo, per andare un po' più nel concreto, diciamo che per il 90% comunque delle attività Facebook va bene. Okay, comunque Facebook è un po' più il social network più generalista, per cui comunque ci si può trovare il target ideale per diversi tipi di attività. Però bisogna anche valutare,
anche altre alternative. Noi nei nostri progetti che seguiamo utilizziamo sempre sia Facebook che Google, anche solamente per piccole campagne magari di remarketing, cioè intercettare nuovamente gli utenti che hanno già interagito visitando il sito. Ok, quindi utilizzare queste due piattaforme per coprire tutta la customer journey, cioè tutto il viaggio dell'utente dalla fase di conoscenza del brand fino all'acquisto. Mm-hmm. Per altri clienti, quindi per certi settori, funziona molto bene LinkedIn. Ok, quindi sì, per il B2B, per determinate, se il business ha determinate caratteristiche, può funzionare anche meglio LinkedIn rispetto che ad altri. Quindi questo va valutato caso per caso e azienda per azienda, su quale canale fare pubblicità. Esatto, io vedo che c'è un po' di gente collegata. Ragazzi, se ci mandate un saluto, riusciamo a salutarvi anche voi. Se avete delle domande, scrivetele qui nella diretta. E Fabio si è mostrato abbastanza generoso, quindi risponderà laddove possibile, ovviamente. E vi chiedo anche di condividere questa nostra diretta, perché fino adesso abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono i canali online da utilizzare per le campagne di acquisizione clienti. Adesso invece andiamo nello specifico, perché io farò delle domande proprio mirate specifiche, no? Per fare, perché giustamente io, smanettando un po', non posso dire che ho dell'esperienza, ma almeno guardo, no, quello che succede. C'è Sergio che ci saluta, ciao Sergio. Allora, un po' tutti noi abbiamo visto i cambiamenti, no? Nei famosi algoritmi, soprattutto di Facebook, che cambia in continuazione, no? Diventa sempre più difficile arrangiarsi da soli e creare una campagna che poi porta dei risultati veramente, no? Come che cosa deve fare un imprenditore se volesse partire, ecco, domani, con una campagna pay per click, per l'acquisizione cliente, insomma, qual è la prima cosa che deve fare? Allora, ti direi la prima cosa è cercare di non sprecare troppo budget, magari arrangiandosi, no? Però dipende poi anche dal budget a disposizione. Diciamo che appunto oggi è molto più difficile fare campagne in Facebook. Io l'ho notato perché appunto ho iniziato non all'inizio della storia delle Facebook Ads, ad esempio parlando di Facebook, però già da 3 anni fa, quindi quando ho iniziato come freelance, ad oggi i risultati sono nettamente cambiati. Ma per vari motivi. Ecco, questo ti volevo chiedere. Sì, per vari motivi. L'algoritmo, oppure si aggiungono anche altre cose? Allora, i motivi principali secondo me sono due. Okay? Perché comunque l'algoritmo cambia, ma cambia per tutti. Quindi gli si può stare dietro e, insomma, chi c'è dentro ogni giorno, come ad esempio me o altri consulenti appunto che ci sono dentro ogni giorno, riescono anche a capire quello che funziona e quello che non funziona, no? Quindi anche qui il vantaggio magari anche di affidarsi ad un professionista, proprio perché essendo dentro ogni giorno in questo settore, ogni giorno vede campagne operativamente, riesce a capire, ok, questo annuncio del mese scorso non ha funzionato bene, quindi provo quest'altro che invece magari ha funzionato meglio. Però i motivi sono molta concorrenza, proprio perché oggi chiunque fa campagne in Facebook e quindi c'è molta concorrenza, di conseguenza il CPM, quindi il costo per raggiungere le persone in Facebook aumenta, perché gli spazi pubblicitari sono pochi, anche se ormai c'è più pubblicità che altro in Facebook, e quindi magari 3 anni fa con 100 euro di budget raggiungevamo un tot numero di persone, 300.000 persone, oggi ne raggiungiamo la metà, 150.000 magari, no? Proprio perché il costo della pubblicità è aumentato per via della concorrenza.
Un altro fattore, meno tecnico se vogliamo, ma più, più umano, è il fatto che per molte tipologie di campagne anche gli utenti si sono un po' hanno capito il gioco, ok? E quindi magari 3 anni fa proponevamo un download dell'ebook gratuito e gli utenti lo scaricavano perché erano interessati. Oggi, quando io vedo qualcuno che mi propone un ebook gratuito, so già che dopo mi vuole vendere qualcosa. Okay. Infatti c'è Lucianella che dice penso che siano superate le sponsorizzate. No, allora non sono superate perché è, diciamo, l'unico modo oggi per poter prosperare in Facebook, perché senza sponsorizzare non vede nessuno, questo dipende molto anche dalla qualità dei post che si pubblicano nella pagina, nel senso che comunque se c'è un più corretto dire che è cambiato anche il modo di promuoversi, sì. È cambiato tutto, è cambiato il mercato, no? Esatto, infatti proseguendo nel discorso di prima, allora sicuramente c'è chi ha una community che segue molto interessata il brand propone dei contenuti molto ingaggianti e queste community, queste pagine possono avere molte persone che visualizzano i post anche senza sponsorizzazioni. Spesso però non è così e Facebook un po' ci costringe a mettere un po' di budget per sponsorizzare. E non sono superate, ma appunto, come dicevi tu giustamente, va cambiato un po' l'approccio, ok? Un po' il mindset con cui si va a creare una campagna nei social, che non deve più essere solamente spinta alla vendita, quindi clicca qui e acquista, clicca qui e acquista, ok, scarica gratis l'ebook, eccetera, ma deve essere un po' più un approccio di dare informazioni, di dare prima di ricevere, ok? Quindi non andare subito al voglio ricevere i tuoi soldi, voglio ricevere il tuo acquisto, ma dare il contenuto interessante, far interessare l'utente ai propri contenuti, di conseguenza continuerà a seguirti e magari poi acquista entrando in un secondo momento direttamente nel sito oppure ricercandoti in Google. Non è detto che acquisti poi direttamente da Facebook. È corretto dire, vedo che c'è un'altra domanda da Lucianella, rispondiamo tra un pochino perché sennò mi sfugge il concetto. È corretto dire che grazie a tutta questa concorrenza, grazie al fatto che gli utenti sono diventati più consapevoli, il processo di acquisto del cliente si è allungato? Sì, diciamo che il cliente è sottoposto a tantissime alternative giorno d'oggi e quindi magari a volte si paralizza nella scelta perché vede comunque tantissime alternative per ogni cosa che vuole acquistare o servizio che vuole acquistare, per cui è anche importante qui differenziarsi. E giustamente può essere più lungo il processo di acquisto, nel senso che non dobbiamo appunto andare direttamente a vendere su un pubblico freddo che non ci ha mai visto con con una pubblicità, ma magari dobbiamo prima far vedere e dare il nostro contributo, far vedere che siamo degli esperti su quel settore, dopodiché si può anche andare a concludere la vendita, a proporre la vendita, però è necessario magari prima anche o comunque fare in modo che l'utente, anche se vede subito un annuncio di vendita, possa, andando a approfondire chi siamo, possa trovare altri contenuti anche in YouTube, anche sulla stessa pagina Facebook, altri contenuti che gli permettono di approfondire chi siamo, la nostra expertise e quindi arrivare a fidarsi ed acquistare, no? Quello che dice molto in linea con un articolo che ho scritto di recente. Ah, bene, fa piacere. Proprio. Cosa dicevi? Le stesse cose. Da un lato la pubblicità sui social giustamente è aumentato il prezzo, perché non è che Mark Zuckerberg e gli altri dormono, ovviamente aumentando la concorrenza aumentano i prezzi, è normale, l'avremmo fatto tutti quanti, sì. Noi fossimo al posto loro, e dall'altro lato appunto perché c'è tantissima concorrenza
l'utente è anche confuso, no? Ad un certo punto, e quindi si blocca e Certo. allunga il processo di acquisto, no? Sì. E questo c'è soprattutto in certi settori, quindi non è sempre vero che tutti i settori sono uguali, ci possono essere delle differenze e noi lo stiamo notando in alcuni settori, ad esempio il settore della finanza, che è molto, molto inflazionato e quindi ci possono essere anche qui i risultati anche per quanto riguarda la lead generation, quindi il costo per lead. E la qualità dei lead in Facebook può variare in base anche alla tipologia di business, all'argomento del business, al settore. Allora, vogliamo Sì. leggere la domanda di Lucianella perché se no resta lì fino alla fine. Chiede in che senso gli spazi pubblicitari sono pochi. Nel senso che cioè, non è che sono pochi, sono sempre gli stessi, anzi, sono molti di più perché Facebook ne continua ad aggiungere. E posizionamenti, ha aggiunto posizionamento ad esempio in Messenger, in Instagram Stories, Instagram Newsfeed, Facebook Marketplace, quindi gli spazi in realtà sono di più. Il fatto è che ci sono molte, molte aziende, molti inserzionisti che vogliono quegli spazi, per Bombardano, cui come? dico bombardano di sponsorizzati. Esatto, in sostanza è un'asta quella di Facebook, no? Quindi chi offre di più vince quello spazio pubblicitario. Se i partecipanti all'asta sono sempre di più, di conseguenza i prezzi aumentano per avere quegli spazi pubblicitari, quindi o si aumenta il budget, si aumenta la possibilità di spesa, oppure si resta fuori. E Allora, un'altra questo quindi inteso. domanda sempre da Lucianella, ma conviene scrivere sul blog del proprio sito e poi condividere quel contenuto sulla propria pagina Facebook o scrivere direttamente su Facebook e poi i contenuti scritti vengano letti? Quindi sono due domande. Beh, allora, qui può dipendere anche da che tipologia di utente hai, perché c'è chi è più predisposto a rimanere sempre su Facebook e leggere i contenuti in Facebook e chi invece è più propenso anche ad uscire. Io sono più per la prima opzione, cioè scrivere sul blog e poi condividere in Facebook, anche perché, vabbè, intanto hai anche la possibilità di ottenere delle visite. All'articolo del blog provenienti dalla ricerca organica, quindi se si posiziona lato SEO puoi ottenere delle visite anche da lì. E in più vai a installare il pixel di Facebook, che cos'è? Il codice praticamente di tracciamento di Facebook, lo vai ad installare nel sito, quindi poi puoi fare delle campagne specifiche su chi ha visitato gli articoli del blog, quindi puoi sfruttare anche il blog, il sito in questo senso. Direi consigliare Allora, questa strada. la domanda è, e poi i contenuti scritti vengano letti? Ora non so se Lucianella si riferisce ai contenuti scritti sul blog o su Facebook, quindi se puoi magari Lucianella scrivere la domanda un po' più dettagliata così possiamo rispondere. Forse qui faccio io una domanda, non so se è quello che voleva chiedere Lucianella. La gente legge ancora o preferisce guardare video oppure ascoltare audio? Allora, qui il tema è interessante. Diciamo che da quello che vedo, parliamo ad esempio della sponsorizzazione dei post, degli articoli dei blog, ok? Molti, la maggior parte magari clicca, ma poi esce subito, ok? Quindi è difficile mantenere l'attenzione degli utenti. Qui l'obiettivo è proprio quello di cercare di ottenere click da parte di utenti che siano effettivamente interessati e di conseguenza poi siano più propensi ad acquistare. Quindi, dal punto di vista tecnico, qual è la soluzione che applico io? Vado ad ottimizzare anche le campagne per questi obiettivi, ad esempio di visita di un articolo del blog, per fare in modo di appunto ottenere delle conversioni, ad esempio di chi scrolla l'articolo del blog fino al 50% o all'80%. Le Ok, quindi famose sempre tramite. di cui stavo parlando prima, no?
Quindi appunto oppure chi rimane nella pagina di destinazione per almeno 2 minuti, ok, 1 minuto. Cioè, quindi non vado più a dire Facebook portami persone che cliccano il mio annuncio e che atterrino nella pagina dell'articolo, ma vado a dire Facebook portami persone che clicchino e poi rimangono almeno 2 minuti a leggere. È possibile Oppure che clicchino farlo? e scrollo. Non è immediato, ci vuole qualche trick tecnico, però è possibile andare a farlo ed è una soluzione che applichiamo appunto proprio per questo obiettivo, per cercare di ottenere persone che siano interessate poi ai nostri contenuti e ottimizzare le campagne di conseguenza. Esatto, allora vedo che Lucianella conferma che la mia domanda Parlava possibile. dell'articolo del blog. Non ho capito, scusa. Sì, Spero di esserti. Sì, ecco, spero che la mia risposta sia stata utile vedo a che con la Lucianella. seconda domanda che ti ho fatto appunto sui video, gli audio e il testo scritto, Lucianella ha risposto esatto, quindi era quello, intendeva quello. Ma io credo, correggimi se sbaglio, che non esiste una matrice che funziona per tutti, no? Quindi prima di tutto, come hai detto già tu in partenza, bisogna capire chi è il target. Chi è il target e come si comporta online, no? E poi Esatto. testare diverse strategie. Prima di tutto, creare una strategia e poi testarle, perché neanche voi, penso, sicuramente avete più strumenti rispetto a noi comuni normali, ma neanche voi avete la bacchetta magica, quindi. Ma infatti, a me un po' dispiace a volte rispondere, dipende, bisogna testare, no? Perché servono sempre quelle risposte da chi o non ne sa o magari è un Prendere po' approssimativo. Esatto. In realtà è proprio come dici tu. Noi comunque, anche se per qualsiasi tipo di campagna, magari possiamo anche dire, proviamo anche per quanto riguarda le piattaforme, proviamo Facebook e LinkedIn perché secondo le analisi che abbiamo fatto potrebbero funzionare. Però dopo 2 settimane, 1 mese, possiamo benissimo dire, cioè le testiamo e possiamo poi dire, ok, guarda, non ha funzionato perché non era come pensavamo, ok? Comunque bisogna testare prima. È importante avere degli elementi da testare, come ad esempio per quanto riguarda i contenuti, i video, gli articoli, quindi scritti, audio, dipende molto dall'utente, da come, quindi anche qui fare un po' un'analisi di chi è l'utente e si capisce se ha tempo per leggere oppure è costantemente in viaggio e quindi magari preferisce ascoltare un audio. Capito? Quindi è a casa, magari una casalinga, che quindi ha anche tempo di guardare dei video. Oppure no. E quindi da questa analisi si può un po' capire qual è il contenuto, quali sono i contenuti da testare. Però poi Vanno vanno testati per testati migliorare. e l'unica cosa che conta dopo averli testati è quello che porta in termini economici, ovviamente, non in termini di like o altro. Per cui ecco, lì la sfida più che altro è anche quella di tracciare questi dati poi. Infatti, sì, allora io. Non so se puoi rispondere a questa domanda, mi viene così, non è forse proprio il tuo campo, no? Però se io avessi un blog, no? E all'interno di questo blog, cioè, voglio scrivere un articolo, no? Metto il testo per iscritto, ma magari ho fatto anche un video oppure un audio e lo metto all'interno dell'articolo. Questo aiuta i motori di ricerca? Più che altro, non so se puoi rispondere perché esce un po' al di fuori del tuo campo Non te che lo so dire, ti direi una cavolata perché non lo so, mi te lo dico viene sinceramente. una domanda così, infatti non Sì, ti no, perché appunto qui un discorso SEO, secondo me aiuta nel senso che anch'io ho fatto degli articoli in cui poi ho inserito anche un video proprio perché comunque dà dei contenuti in più all'utente che è arrivato in qualche modo in quell'articolo lì e quindi comunque il fatto di non solo leggerti ma anche ascoltarti e magari vederti. Rende un po' più intimo anche il rapporto, no? E quindi l'utente ci tende a fidarsi di più dopo. Quindi, da quel punto di vista dell'esperienza dell'utente, aiuta. Dal Sì, punto di vista tecnico del posizionamento organico, quello non te lo so dire, sinceramente. infatti.
Allora, c'è un'altra domanda, vediamo. È vero che fare domande su Facebook è un sistema che converte? Non so se riesci a capire Nel la domanda. testo dell'annuncio, intende forse? E lo c'è nella Potrebbe. parola, se riesci a insomma, scrivere la domanda in maniera un po' più specifica, così riusciamo a rispondere. Io penso lo intenda nel testo dell'annuncio. In realtà è una tipologia di copy che utilizzo anch'io, sì. Quindi appunto fare una domanda all'utente che magari può aiutare, cioè lo scopo dell'annuncio qual è? Lo scopo dell'annuncio è catturare l'attenzione dell'utente e fargli cliccare l'annuncio, quindi farlo atterrare nella landing. Quindi anche una domanda può essere appunto una, esatto, si è confermato. Una domanda può essere una strategia, una tecnica da utilizzare proprio per questo obiettivo, cioè catturare l'attenzione dell'utente, fargli capire, quindi confermare che stiamo parlando proprio a lui, che stiamo parlando del suo problema, perché anche qui c'è una formula che solitamente segue ed è quella di, diciamo, parlare di un problema dell'utente e promettere poi una soluzione. Nella landing page, quindi se l'utente prosegue cliccando poi l'annuncio, perché appunto l'obiettivo, poi dipende dalla tipologia di annuncio, però gran parte delle volte quando andiamo a promuovere un sito esterno, l'obiettivo è quello di ottenere il click dell'utente. Più click, più interessante è il nostro annuncio e più click otteniamo, di conseguenza anche ottimizziamo il nostro budget. Per cui fare delle domande, sì, e anche lì però non bisogna essere, come dire, concentrarsi ed essere solamente propensi ad una tipologia di copy. Anche lì si possono testare varie soluzioni. Sicuramente anche la domanda è una di queste. Anche utilizzare delle emoticon può essere utile per catturare l'attenzione dell'utente. Dipende dal settore, però, perché se noi andiamo a parlare a dei ragazzi, dei ragazzini, magari allora può avere senso utilizzare molte emoticon. Se il nostro pubblico magari è un imprenditore o qualsiasi altro tipo di professionista, magari bisogna stare un po' più attenti con l'utilizzo delle emoticon, altrimenti non si trasmette la serietà, no? Esatto. E un'altra domanda che mi sta venendo in mente adesso. Voi avete degli strumenti, o meglio, esistono degli strumenti o tecniche, no? Che aiutano a capire se un annuncio che magari non funziona, il motivo è dal punto di vista tecnico oppure il copy magari non è stato scritto in maniera proprio eccellente. Esiste una metodologia o qualcosa che ci Allora aiuta? c'è Facebook dà un punteggio di pertinenza agli annunci, ok? Il punteggio di pertinenza è un voto da 1 a 10, che ti dice quanto il tuo annuncio è pertinente con il pubblico a cui lo stai sponsorizzando. Ah, Ok? Quindi come infatti mi viene. sempre chiesta Se, cosa vuol dire questo punteggio. questo dipende sia proprio dalla qualità, cioè da come sostanzialmente proprio va in base a come il pubblico interagisce con il tuo annuncio. Quindi Dipende se. da che abbiamo settato noi, cioè se l'obiettivo è traffico, l'obiettivo è conversione, oppure l'obiettivo poi sarà anche un like o vedere un Sì. video. Questo punteggio dipende anche dall'obiettivo che noi abbiamo dato, quindi l'obiettivo contenuto e pubblico che ha Sì, interagito esatto, con dipende sia da quello, quindi se tu imposti un obiettivo di conversione ma non ottieni conversioni, dipende da quello e anche proprio soprattutto proprio dall'interazione, cioè se l'utente tende a non considerare il tuo annuncio quando lo vede, quindi non interagisce, oppure se magari lo nasconde. Sai che puoi nascondere anche gli annunci, quello è un segno negativo, ok? Che quindi ti va ad abbassare un po' il punteggio di pertinenza. Se l'utente lo commenta, condivide o mette mi piace o clicca, ovviamente è un segno invece positivo. Ok? Quindi dipende sia dall'uno che dall'altro, quindi sia un discorso tecnico che un discorso proprio di interazione degli utenti. quindi è una Spesso, cioè, quindi non dipende solamente diciamo che se abbiamo un punteggio di pertinenza basso, dovremmo, basso, allora, qui c'è un discorso da fare.
brevemente. No, Anche se abbiamo, un punteggio di, perché poi io mi dilungo, io prendo le strade e vai quindi tu tagli. perché abbiamo toccato l'ora, facciamo un altro. Ok, tu tagliami, dimmi, stai zitto quando devo tagliare. Praticamente quello che dobbiamo guardare sempre è il costo per risultato, cioè se noi vogliamo la conversione, vogliamo il costo per conversione, se vogliamo i click, costo per click. Capita a volte che ci siano dei punteggi di pertinenza, degli annunci con punteggi di pertinenza bassi, cioè anche di 2 o 3, più basso è il punteggio di pertinenza, sostanzialmente più paghiamo per raggiungere gli utenti, ok? Perché Facebook dice tu non stai dando dei contenuti che piacciono agli utenti, ovviamente Facebook vuole dare dei contenuti che tengono gli utenti incollati. Come? Dico, quindi ti metto un 2, no? Dice Facebook, non stai dando Esatto. interessanti, ti metto un 2. Esatto. Ma se quei 2 lì mi porta comunque a un costo di conversione di 1,50 euro, per dire, sto facendo una campagna lead, e per me va bene, ok, posso provare, posso comunque testare nuovi annunci per vedere se va meglio, però non è detto che devo per forza metterlo in pausa quell'annuncio, ok? È un aiuto che ti dà Facebook per capire se è migliorabile, e poi appunto non è detto che, siccome dipende sia dalla creatività dell'annuncio sia dal pubblico, può essere che lo stesso identico annuncio, però rivolto ad un altro pubblico, abbia un punteggio di pertinenza migliore, perché magari l'annuncio andava anche bene, però era il pubblico a cui lo facevi vedere che era fuori target per quell'annuncio. Di sangue per creare il pubblico, no? Quando ti ci metti, esci pazzo. Beh, la cosa più divertente in realtà, a me piace andare a creare pubblico. Di Voi. là ci sono. No, ci sono molte alternative anche se c'è il pubblico simile, ci sono gli interessi. Sì. Al volo. Non so se esistono, cioè i like, Sì. la persone. Ora io non voglio fare la razzista, sono proprio l'ultima, no? Su questo pianeta Terra che vuole fare la razzista. Ma siccome anche io ho provato un attimo a fare qualche sponsorizzata, no? Mi arrivano dei like di persone di nazionalità che magari neanche stanno in Italia, no? Tipo Sì. Nigeria, Marocco, insomma, no? Comunque io non volevo tracciare, no? Perché poi Sì. vado a vedere il profilo, non ha niente a che fare con il pubblico magari che io ho creato. Sì. È un problema che ho visto anch'io, è una questione che ho visto anch'io. Una questione che ho visto anch'io. Quello che ti consiglio di fare è impostare la lingua in italiano. Per limare un po' il problema. Ok? Ed escludere espatriati. Ok? C'è una voce che si chiama, proprio quando tu vai nel pubblico, tra gli interessi, se tu scrivi espatriati, vedrai che puoi selezionare appunto di escludere gli espatriati. Questo limita un po' un problema, però anche con questa soluzione ho visto che comunque qualcosa arriva da queste persone che sono indubbiamente fuori target, sì, l'ho visto anch'io. Ah, mi Quindi, piace proprio loro perché no, magari offri sì, delle servizi a perché? stranieri d'Italia, allora sì, ma io ti parlo No, per il target mio, no, per quello che devo sì. trovare. E Sono poi completamente. lì il problema è che poi più questi interagiscono, e più Facebook pensa che ottimizza in base a questi, no? Perché dice, ok, queste persone sono interessate, e quindi l'algoritmo pensa che queste persone siano effettivamente le Quindi più guarda, target per te. appena vedi un po' di interazioni da persone fuori target, stoppare la campagna. Cioè, dice Facebook. Potrebbe essere una soluzione. Intanto ti direi di provare questo, vabbè, sempre selezionare italiano. Ed escludere gli espatriati. Ok, andiamo avanti che c'è un'altra domanda. Ragazzi, continuate a scrivere delle domande. Io appena mi metto le mie, leggerò anche le vostre. Allora, John chiede, oggi qual è più conveniente tra mezzi tradizionali, quindi televisione, cartelli, giornali e i mezzi digitali, quindi Facebook, Google, LinkedIn e Questa è una domanda molto
cioè abbastanza generica, nel senso che si può rispondere in due modi. Il primo, innanzitutto, com'era la domanda? Diceva il più conveniente. Il più conveniente. Più conveniente. Conveniente nel senso quello che costa meno o conveniente quello che porta di più? Quello che porta di più bisogna testarlo, bisogna creare avere un tracciamento anche per le azioni offline come TV, giornali o cartelloni, ok? Quindi in qualche modo bisogna riuscire a tracciare quanto mi portano quanto mi portano di ritorno questi strumenti rispetto a quello che mi porta i canali online come Google, Facebook, LinkedIn. I più convenienti non c'è storia perché il costo per raggiungere lo stesso numero di persone che magari si possono raggiungere con un cartellone pubblicitario in strada, pubblicato in strada, non ha paragone con i canali online, nel senso che online in Facebook, ci fai conto, si possono ottenere anche 1.000 visualizzazioni con 3 euro, ok? Quindi 1.000 persone vedono il tuo annuncio, per cartelloni pubblicitari o pubblicità in TV non ne parliamo, i costi sono nettamente più alti. Però, allora, per quanto riguarda questo concetto di convenienza, quindi quale conviene dal punto di vista del costo, la risposta direi che è l'online. Per invece, un discorso di convenienza, nel senso di ritorni economici, quello va un po' testato, diciamo che attività di tipo TV, giornali o cartelloni stradali sono più a volte attività di branding, ok? Quindi anche qualcosa che magari non fa tornare subito un ritorno economico, ma è più una strategia a medio e lungo termine. Anche se lì dipende, si possono comunque fare. Radio e giornali, no? Sì. A meno che non si fa un annuncio pubblicitario con una Sì. call to Con il action. numero di telefono o con un coupon. Esatto. Allora lì, ad esempio, un articolo, un annuncio di un giornale con un coupon da applicare poi in negozio, ad esempio, oppure online, quindi anche qui si va a mischiare un po' la strategia online con l'offline, che è sempre un bene, e quindi è corretto anche dire che la miglior strategia è sempre quella di integrare l'online con l'offline. Ad esempio, un articolo sul giornale che mi rimanda un buono sconto nel sito, ok? E lì riesco a tracciarlo perché so che quel buono sconto è stato pubblicato nel giornale. Un altro vantaggio se non il principale, dei canali online è che è tutto tracciabile, è al 99% tracciabile, dico 99% perché comunque può essere che qualcuno veda il mio annuncio e poi venga in negozio senza aver cliccato o comunque non riesco a tracciarlo. Però almeno dai canali online ho un'idea di quello che mi torna dal punto di vista economico, quindi so quanto ho investito e so quanto mi è tornato. Da una pubblicità in TV è più difficile calcolare questo. Ok, spero John che siamo riusciti a rispondere alla tua domanda. Ovviamente se ne hai altre, falle. Allora, io riprendo un po' la nostra scaletta perché vedo che siamo Sì. già a Il 45 minuti di diretta. tempo vola. Esatto. Ora magari poi vediamo, magari è il caso di farne pure un'altra, quindi vediamo anche che domande. Volentieri. Io te lo dico in diretta così non puoi dire di no, vero? Per educazione. Allora, Se è un argomento che interessa, volentieri. sì, scherzo, ovviamente faccio un po' di battute perché l'argomento è abbastanza pesante nel senso che ovviamente è un argomento tecnico e quindi è anche difficile da trasmettere, da far capire con una diretta Facebook, no? Quindi qualche battuta ogni Sì. tanto. Sì, anche perché ad esempio adesso ci siamo un po' focalizzati su Facebook, però in realtà ci sono anche altri strumenti che magari possono portare anche di più rispetto a Facebook per alcuni settori. Infatti, volevo toccare anche questo argomento. Vedo John che ci dice perfetto, grazie, quindi abbiamo dato una risposta Ok. alla domanda.
Capiamo un po' di più sugli altri canali, perché la maggior parte di noi ovviamente si concentra su Facebook, forse perché anche noi stessi passiamo più tempo su Facebook, no? Ma sicuramente esistono altri canali che possono essere altrettanto redditizi, se non addirittura pure di più. Sì, anche perché diciamo che dal punto di vista dell'user experience della piattaforma di advertising, nel senso anche di come spinge la piattaforma agli imprenditori o chi ha una pagina, Facebook è molto più accessibile, perché chiunque abbia una pagina sa che ogni 2x2 gli esce un avviso e promuovi il tuo post. Il fatto è che andare a mettere in evidenza il post in quel modo spesso non porta a risultati. Ci sono altri canali, come ad esempio Google, che ti permettono di sfruttare invece per gli utenti, quindi di intercettare gli utenti che ti stanno cercando o stanno comunque cercando, sono consapevoli di un problema e stanno cercando una soluzione, come ad esempio le campagne in Google, in rete di ricerca, cioè gli annunci che vengono visualizzati sopra a tutti gli annunci, come per primi quando si cerca qualcosa in Google. Quindi lì il vantaggio è che vai a pubblicare il tuo annuncio e puoi essere visualizzato e cliccato, il tuo annuncio può essere cliccato da persone che stanno cercando una determinata soluzione. E quindi possiamo scegliere le parole chiave sulle quali vogliamo pubblicare il nostro annuncio, e il vantaggio è palese, cioè non andiamo a farci vedere, interrompere, diciamo così, l'esperienza dell'utente in un social network come può essere Facebook, ma è l'utente che ci sta cercando, ok? E quindi Allora, dobbiamo essere in grado di intercettarlo. si possono utilizzare lì? Ad esempio, che ne so, io parlo di dimagrire, ok? Prendiamo un esempio, dice, no? Diciamo che io vendo prodotti per dimagrire, no? Allora, su Google ovviamente la logica dice che io eventualmente, se decido di fare una campagna di Google AdWords, la parola chiave quindi deve avere a che fare con il dimagrire, giusto? Però io mi chiedo, se io so che il mio target, quindi le donne che vogliono dimagrire, in generale, la donna che vuole dimagrire è una donna che tiene il proprio aspetto, no? Io presumo che lei, oltre a programmi per dimagrimento e vari prodotti per dimagrimento, cerca su Google, ipotizzo, non so se poi esistono gli strumenti, magari me lo dirai tu, ipotizzo che possa aver cercato anche make-up o prodotti per i capelli, perché so che comunque tiene, oppure degli abiti, non lo so, no, abbigliamento. Secondo te è corretto mandare il mio annuncio con un'altra parola chiave, magari scrivendo un articolo apposito che poi alla fine, no, porta alla mia soluzione per dimagrire? Allora, è una Non so se sono riuscita a spiegarmi. sì, benissimo. È diciamo, un concetto molto intelligente da parte tua, e quindi dici, ok, vado un po'. Oggi, grazie. E quindi vado non magari solamente a farmi vedere, non solamente da chi cerca precisamente quello che vendo, ma studio un po' anche il comportamento online di questo utente e vado a farmi visualizzare in modo collaterale. Può essere corretto soprattutto se, ad esempio, ed è così, fatalità proprio per questo tipo di settore, per ad esempio, Prendiamo non sempre dei so, capelli, che è sempre. se, come dimagrire, ad esempio, se io voglio pubblicare un annuncio per come dimagrire, sono sicuro che il costo per click, quindi per questa parola chiave, è altissimo. Perché? Perché c'è molta concorrenza. È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Più concorrenza per una parola chiave, più si paga il click, perché è un'asta. Se non c'è nessun concorrente che fa una campagna per
per una parola chiave sarò solo io, di conseguenza pagherò il minimo necessario, qualche centesimo per ottenere un click. Quindi in questi casi si può pensare di andare a fare una campagna magari su un tipo di ricerca non così specifico come dimagrire, ma su qualche altro argomento collegato. Qual è il problema in questo caso? Che è un problema più dal punto di vista sia tecnico che anche qui di comportamento dell'utente, perché bisogna prima di tutto andare a fare ad entrare nella testa dell'utente e quindi se sto cercando make up, in quel momento io voglio ottenere informazioni su make up. Okay, non mi interessa magari in quel preciso momento defocalizzarmi su un altro argomento come dimagrire, okay? Perché sto cercando e mi serve in questo momento questa informazione. L'altro problema che ci potrebbe essere, più dal punto di vista tecnico, del funzionamento di Google Ads, e anche qui c'è un punteggio di qualità che se la tua parola chiave non ha una pertinenza con quello che sta cercando l'utente, ti penalizza e per ottenere quel click paghi molto. Quindi magari se pubblico un annuncio su come dimagrire, su chi cerca trucchi make-up, posso pubblicare il mio annuncio, ma se un utente clicca dovrò pagare molto per poter essere lì. Quindi Per cui probabilmente non era tanto intelligente. no, allora no. No, è intelligente nel senso che comunque si può, è una cosa da valutare però per argomenti magari un po' più affini a quello principale. Ad esempio, il primo esempio che mi è venuto in mente, ok? Nel mio caso, fare una campagna, un annuncio, pubblicare un annuncio Google per chi cerca consulente Google Ads, può avere un costo molto alto. Se invece magari voglio fare un annuncio su come ottenere clienti da Google, ok? Come utilizzare Google per ottenere clienti, in quel caso ci può essere meno concorrenza e è comunque oppure come ottenere più clienti online, ok? Quindi un argomento più generico rispetto a Google specifico, però comunque vado a farmi vedere a un utente che sta cercando come ottenere più clienti online grazie ad internet. Per cui non è specifico su Google, però magari può essere interessato a quello che ho da proporre perché lui in quel momento è nel mindset, sta cercando una soluzione, è aperto a leggere la mia soluzione. Ok? Quindi è intelligente il tuo pensiero in questo senso. Quindi. Grazie, grazie, lo so che lo parlo per educazione, non ti preoccupare. Poi ci accordiamo. Allora, e un'altra domanda. Abbiamo visto che negli ultimi anni Facebook ha fatto tantissimi cambiamenti. Ora, forse dal tuo punto di vista sono migliorativi dal mio non tanto. Però hai notato anche dei cambiamenti che ha fatto Google? Diciamo in Sì, questo senso. diciamo che negli ultimi mesi, mentre da un anno a questa parte, Facebook sta copiando Google e Google sta copiando Facebook, ok? Il che alla fine è un bene per chi ci lavora, perché comunque il funzionamento dell'uno poi, magari prima era molto diverso, adesso si sta un po' parificando. Per cui, esatto. In Google ci sono diversi cambiamenti proprio in quest'ottica. Ad esempio, da qualche mese è possibile andare a scegliere anche l'obiettivo della campagna quando si va a creare una campagna, proprio come è possibile fare in Facebook. E questa è una cosa che prima non si poteva fare. In base all'obiettivo che si sceglie, in Google Ads, quindi nella piattaforma proprio, ti vengono già dati dei consigli su come impostare determinati elementi, ad esempio. L'obiettivo proprio della campagna, il CPC, quindi la strategia di offerta, se offrire per CPC o per costo per acquisizione, insomma, vari fattori, vari elementi tecnici. E quindi anche questo fatto di scegliere un obiettivo è qualcosa che si avvicina molto a quello che è Facebook.
Un'altra cosa, la principale su cui sta marciando molto ultimamente Google è il discorso dell'intelligenza artificiale, e cioè sta dando molto spazio a far fare a lui tutto, ok? Quindi togliere l'operatività a chi segue la campagna, in modo da dare tutto in mano a Google e dire, ok, arrangiati tu, io voglio ottenere dei lead a 10 euro di media, fai tu. Quindi scegli tu il target, scegli tu le parole chiave, scegli tu Questo bene per noi, l'offerta. tanto per voi, per noi sì. Non Esatto. Il problema è che non sempre funziona. dire questa cosa, non lo so se ti conviene No, tanto. sì, ma il fatto è che lui facilita l'operatività, ma comunque ci deve essere una strategia dietro. Okay? Quindi se non c'è una strategia non si va da nessuna parte. E inoltre appunto va anche qui va testato, nel senso che io quando provo queste tipologie di ottimizzazioni, vado a testare una campagna creata in modo totalmente manuale, in cui gestisco io tutte le offerte CPC. La possibilità di scegliere. Se puoi fare un A/B test, quindi proprio creare un esperimento in modo che per un mese girino entrambe le campagne senza andare in concorrenza. Quindi possono girare anche per le stesse parole chiave, però una volta viene pubblicata una campagna, un'altra volta un'altra campagna, e poi si va a vedere quale delle due ha funzionato meglio. Per ottenere il massimo da questa intelligenza artificiale di Google è importante avere molti dati e molte conversioni, perché proprio si basa sui dati raccolti per andare ad ottimizzare. Per cui questo. E poi non mi preoccupa appunto queste novità non mi preoccupano proprio perché facilitano il mio lavoro, ma è necessario magari avere più testa non per magari l'operatività, appunto dal punto di vista tecnico, ma dare alle aziende una consulenza più strategica e quindi capire Sempre appunto una cosa. dove Infatti, investire, in quale canale, eccetera. se dovessi dare io un consiglio da non esperta, appunto, per gli imprenditori che devono iniziare a fare delle campagne online, ragazzi, affidatevi ad un esperto, uno che lo fa per professione, ma perché voi non sareste mai in grado di imparare tutto, quindi anche tutti i cambiamenti nuovi, ma non vedo perché dovete perdere tempo in questo che non è poi il vostro lavoro. Quindi affidate le campagne ad un esperto che si aggiorna in continuazione, lo fa per lavoro tutti i giorni, quindi può anche darvi dei consigli appunto strategici, non tanto tecnici. È il suo lavoro, in sostanza, non è il Io vostro. solitamente io faccio sempre l'esempio per parlare di questo argomento, di quando io ho aperto la partita IVA. Io sono una persona che, come molti, tende a volersi arrangiare per tutto, no? Quindi piuttosto di magari chiedere aiuto a un esperto, vado in cerca di articoli su come fare. Arrangiarsi quanto mettere le mani in pasta, cioè capire come Sì. funziona. Io almeno dal mio punto di vista è così, cioè io devo capire, Sì, anche se poi esatto. non capisco nulla, però devo mettere le mani là in pasta, no? Sì, ma ci sono molti, poi vedo magari molti imprenditori, molte aziende che arrivano e vedi obiettivamente che le campagne sono state gestite in modo artigianale e magari dei piccoli, delle piccole, piccolissimi dettagli hanno comportato una grossa perdita di budget e proprio non ottenere i risultati. E quando ho aperto la partita IVA per dire, potevo benissimo farlo da solo, mandando all'agenzia delle entrate, compilando il modulo, eccetera. Oppure potevo pagare 100 euro a un commercialista e me lo faceva lui. Ho voluto fare da solo perché ho letto degli articoli, online, eccetera. Ho detto, beh, è facilissimo. Studiati, come si dice. Poi dopo un anno ho scoperto che avevo sbagliato a compilare il modulo. Come si dice, ceccato un check, una casellina, sì, che non andava flaggata, non andava selezionata, e quella cosa lì mi poteva costare qualche migliaio di euro. Poi il commercialista stesso è riuscito a risolvere, però questo è un esempio di
da lì ho capito che appunto è sempre meglio magari affidarsi a un commercialista, a un esperto, non un commercialista, un esperto. Soprattutto con tutti questi algoritmi che cambiano, intelligenza artificiale e così via, cioè, ma soprattutto perché non è il lavoro degli imprenditori. Esatto, perché spesso... È una perdita di tempo inutile. Esatto, spesso delegare le attività che non sono il core business proprio è proprio un fa tornare dei soldi perché ti permette di concentrarti su quello che ti porta, che porta di più all'azienda. Esatto. Allora Fabio, noi siamo precisi e precisi, sono le 15.00. Le 15, volata, un'ora volata. Dai. Sì. Io spero che per chi ci ha seguito in diretta e per chi poi ci guarderà in differita siamo riusciti a dare dei contenuti utili, perché come abbiamo capito l'obiettivo è questo, sia di Facebook ma anche il nostro, di Million Business Radio, penso anche il tuo. Vi do 30 secondi, se avete qualche domanda da scrivere, scrivetela adesso perché poi andiamo a chiudere. Per chi invece ci guarda in differita, se avete delle domande, continuate a scriverle qui sotto nei commenti. Vediamo se poi magari Fabio risponderà sempre nei commenti, sì, oppure faremo un'altra diretta. Ma io penso che anche se non la rifacciamo subito, tra qualche mese uscirà qualche altra novità, qualche altra cosa nuova e la dovremmo rifare sempre. E non vedo nessuna domanda, vediamo un attimo, scorriamo. No, mi pare che non ci siano delle domande. Allora, io volevo ricordare a tutti voi che potete seguire sia questa di puntata, sia tutte le altre che facciamo, che faccio sia io che gli altri ragazzi, anche sui nostri canali audio, quindi iTunes, Spreaker, Spotify e anche su Amazon Alexa. Abbiamo la nostra skill, quindi è sufficiente cercare Million Business Radio per chi ha un dispositivo di Amazon. E quindi cercateci anche lì, tra qualche giorno anche questa puntata verrà caricata, tutti i giorni carichiamo una nuova puntata di un nostro programma e ascoltateci lì mentre state in viaggio, quindi è più comodo. Vedo nel frattempo che è arrivata una domanda, leggiamo questa, rispondiamo e poi chiudiamo. Allora, sempre per Lucianella, quanto convertono ora, ora solo le foto? Inteso in Facebook, inteso come, come annuncio con poi un link, sì, se Lucianella riuscisse un attimo a specificare, solo le foto, appunto in che senso? Perché ci può essere una foto pubblicata nel profilo Facebook, o comunque nella pagina Facebook, o foto intesa come creatività nell'annuncio. E relativamente a questo, che è un po' quello che gestisco io, cioè gli annunci, adesso forse di Facebook, ok. Allora, io ho notato come creatività degli annunci, cioè o immagine o video, diciamo, okay, che le foto tendono ad ottenere più click, ok? Quindi magari il video va bene se vogliamo in una fase iniziale magari del funnel in cui vogliamo appunto pubblicare un video informativo e ottenere visualizzazioni, fare in modo che gli utenti appunto ci conoscono attraverso un video, però poi per obiettivi di click, quindi obiettivo di appunto di far atterrare gli utenti nelle landing page, vedo che le immagini solitamente portano a un tasso di click maggiore. Certo, sulle foto su altro, Lucianella, se vuoi finire sì. E poi leggiamo la precisazione. Sì, quindi appunto da questo punto di vista della creatività degli annunci, spesso le foto hanno un tasso di click maggiore. Invece Lucianella si riferiva a un concetto diverso, quindi a pubblicare foto in solamente foto e diretti, sì. Precisazione per chi poi ci ascolterà in audio e non vede in sì. Quindi Lucianella dice solo le foto su Facebook semplicemente, tipo per me che sono una florista. Sì, sì, secondo me sì, beh, sfrutta anche del post multifoto, quindi anche pubblicare un post con 4, 5, 7, 10 foto diverse magari anche, no? E questo tende a
ad avere più interazioni anche da parte degli utenti. E per chi, soprattutto per te, che quindi l'immagine ha un'importanza, Qui sì, bisogna anche, Lucianella, correggimi se sbaglio, valuta anche Instagram, perché sappiamo sia il social, no, per eccellenza per quanto riguarda le immagini. Sì, vedi. esatto. Comunque sì, per tipologie di aziende, di attività come la tua, sì, assolutamente sì. E ti consiglio comunque di inserire anche delle call to action sempre nel testo, anche dei post, ok? E quindi non solamente delle foto così fine a se stesse, ma fare anche scrivere 2 righe di testo con delle call to action del tipo contattaci o visita il sito o altro. Ora mi sta venendo una domanda, visto che io sperimento sempre, pure io faccio un po' da me, no? Devo mettere le mani in pasta. Ho notato che ora ovviamente c'è la possibilità di mandare la sponsorizzata sia su Facebook che su Instagram, no? E quando io flaggo entrambe le soluzioni, ovviamente il budget inizia a girare come il contatore, no? Quello dell'energia elettrica. E questo è il primo risultato, no? Però non... E lì siamo sicuri, questo risultato siamo sicuri di raggiungerlo. Sì, quello è... Rispetto. Sì. Però io personalmente, che ripeto, mi faccio le campagne da sola, cioè almeno ho provato a farne qualcuna, e quindi sicuramente non sono perfette dal punto di vista tecnico. Il fatto di condividere la campagna anche su Instagram non mi ha portato nulla in sostanza. Sì. Allora, io ho sempre consigliato di dividere le inserzioni. Tu parli di inserzioni, vero? Sì, di inserzioni, campagna pubblicitaria, annuncio pubblicitario. È sempre bene dividere Facebook da Instagram, proprio perché Facebook, l'algoritmo di come funziona la campagna pubblicitaria ti va ad ottimizzare verso il canale che nelle primissime ore di funzionamento della campagna ti porta più interazioni, magari, no? Questo può essere Instagram, solitamente, quindi più vi piace. Quindi l'algoritmo dice, ok, Instagram. Piace come Esatto, quindi magari poi l'algoritmo, vedendo il funzionamento, le prestazioni delle prime ore, ti spinge tutto il budget su Instagram. Alla fine della campagna non sai effettivamente distinguere le prestazioni da Facebook e Instagram perché magari il 90% delle visualizzazioni è avvenuto in Instagram. Per questo è importante andare a dividere i due posizionamenti se li vuoi testare, ok? Questo soprattutto ho notato per se fai una campagna con obiettivo interazioni, ok? Perché comunque se fai una campagna di obiettivo conversioni o traffico, lì magari andando a giudicare le performance non dal semplice click del semplice mi piace, ma poi dai risultati effettivi, sei un po' più tranquilla che il budget venga distribuito in modo corretto tra Facebook e Instagram verso il canale che ti porta più risultati, quindi più conversioni, ok? Ed è un metodo di lavoro che ultimamente sto utilizzando, è proprio quello di dare anche qui in mano a Facebook la ottimizzazione tra i canali, ok? Quindi dire ok, ti do sia Facebook che Instagram insieme, ottimizzami tu. Però bisogna andare a monitorarlo poi questa cosa. Però bisogna capire anche il tipo di attività, il tipo di risultato che noi vogliamo ottenere, no? Quindi non è... Esatto, sì. Quindi se fosse per interazione ti direi di no, di dividere. Girava proprio la somma, è impazzito, no? Okay, beh, poi Sì. però i risultati non è che erano poi Sì, gli sì, sì, sperati. sì. Ti direi soprattutto all'inizio per capire un po' qual è il canale che ti può portare più risultati, dividere i canali proprio. Facebook. Io solitamente, se c'è budget a disposizione, divido anche, tendo a dividere mobile da desktop. Okay? Quindi ad esempio Facebook mobile da Facebook da desktop. Giusto per capire un po' quale di due mi porta più risultati. E anche se a volte per alcuni obiettivi, per alcune campagne, come dicevo prima, ultimamente
Facebook sta migliorando sotto questo punto di vista, e quindi gli dico: arrangiati tu, ti do tutti i posizionamenti possibili e trova tu la quadra per far funzionare tutto al meglio. Ok, perfetto, dai, sono le 3:10, su. Penso che ti ho fatto un bel po' di domande, sia io sia le persone in diretta, ti abbiamo spremuto. Sono cotto. Una cosa non abbiamo detto, per chi volesse continuare ad approfondire, no, il discorso, o magari volesse, sì, avere una tua consulenza, un contatto con te, dove ti possono trovare? Allora, intanto possono seguire anche il mio podcast, quindi il podcast di Performance Pay Per Click, che abbiamo avviato da poco, e quindi scrivendo in iTunes o Spotify o nel sito, nel mio sito, appunto, Performance Pay Per Click Podcast, quindi lì possono ascoltare un po' di argomenti relativi alle campagne pubblicitarie online. Oppure possono visitare il mio sito fabiofaccin.com o il sito di Performance PPC, quindi il team di professionisti che stiamo mettendo in piedi, che è performance-ppc.com. Ok, perfetto. E se vuoi, adesso che dopo che chiudiamo la diretta, puoi postare anche il link nei commenti. Ok. E poi magari le persone che vogliono direttamente dal link possono andare a approfondire. Fabio, va bene. Grazie veramente tanto tanto tanto, è stato grazie molto a te. Interessante. Vediamo un po' proprio l'ultimo commento da Anna Maria Vitale: sono arrivata tardi, vi vedrò in differita, grazie comunque per le dritte. E Anna Maria, ti conviene, okay, perché ho detto veramente tante cose, non lo dico perché ovviamente no, la diretta è la mia, però abbiamo detto veramente veramente tante cose. Lucianella ci dice grazie a te Lucianella per tutte le grazie a te. E, come ho detto, Fabio metterà, una volta chiusa adesso la diretta, il link al suo sito e anche al suo podcast. E sì. Fabio, di nuovo ti ringrazio tantissimo. Grazie a te Adelina. Spero che ci sia di nuovo l'occasione di ospitarti qui e approfondire ancora di più. Per chi poi magari ci ascolta in differita, oppure i ragazzi che hanno ascoltato in diretta, ma magari vi vengano delle domande dopo, finché elaboriamo le informazioni, magari poi arrivano altre domande, scrivetele nei commenti, perché magari la prossima diretta che facciamo sarà proprio una diretta con delle risposte alle vostre domande, perché non sempre è possibile rispondere con un commento su Facebook. Sì. Ringrazio tutti che ci hanno seguito, ringrazio di nuovo il nostro sponsor Namor Cosmetics e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti, ciao Fabio. Ciao ciao, ciao a tutti.